Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, per parlare di quello che è successo in Cassazione ieri con la mancata consegna delle firme necessarie per il referendum confermativo. Allora, cosa c'è dietro questa partita a suo modo di vedere e adesso cosa succederà? Dunque, intanto mi pare che ci sia grande confusione, ma questa non è una novità. La novità sta nel fatto che comunque questa confusione si genera e quindi richiede anche un certo impiego e dispendio di energie in una fase storica particolarmente delicata. Da un lato le vicende economiche che sono tutt'altro che sedate, perché l'Italia non riesce a riprendersi e la sua capacità di produrre ricchezza è al di sotto di ogni soglia accettabili, e dall'altro la crisi internazionale, che non è una crisi internazionale qualunque, è una crisi internazionale nella quale sono in gioco gli interessi italiani, parliamo in particolare della Libia. Quindi in tutto questo ginepraio inestricabile di criticità, un governo responsabile dovrebbe a gamba tesa entrare nei suoi dossier e cercare di portarli a soluzione, e invece si diletta nella discussione di nuove leggi elettorali, e questa è una nazione abbastanza imperscrutabile. Ogni governo fa una legge elettorale, ogni legislatura si cambia la legge elettorale. Non so se esistano altri casi al mondo, forse in Uganda. Non mi risulta che nelle democrazie occidentali ogni governo e ogni maggioranza si cerchi di ritagliare su misura una legge elettorale per provare comunque a sbarcare il lunario, evidentemente consapevole di avere un giudizio negativo da parte del popolo italiano, e quindi fare qualche trucchetto per aumentare le possibilità di governare anche a dispetto dei cittadini nella legislatura successiva. Quindi da un lato c'è stata questa attività, che si è poi risolta nella presentazione di una proposta dai nomi stravaganti, di nuova legge elettorale, e dall'altro c'è questa appassionata vicenda del referendum, del possibile referendum teso a eliminare quella legge che è stata approvata per il taglio dei parlamentari, su cui peraltro voglio ricordare che Fratelli d'Italia si è schierata positivamente, perché c'è senz'altro un deficit di rappresentanza che dovrà essere colmato da una nuova legge elettorale, ma comunque il numero dei parlamentari era obiettivamente eccessivo, tant'è che quando il centrodestra è stato maggioranza, in una riforma organica, quindi non questa roba qui di pizza e fighi fatta dal Movimento 5 Li ha Stelle, ridotti, ma non li ha tagliati, per usare un termine elegante. li ha ridotti in maniera proporzionale, e comunque introducendo la riduzione dei parlamentari in una riforma organica della Costituzione, perché questo si deve fare, altrimenti appunto l'effetto collaterale è una punizione verso i cittadini, che avranno meno rappresentanza. Quando un territorio non ha un deputato, non ha un senatore, è comunque un territorio svantaggiato rispetto a quegli altri comuni, province, regioni che ne hanno. Con l'applicazione del taglio dei parlamentari, così voluto dalla maggioranza pentaleghista, quindi dal Conte 1 e da chi sosteneva il Conte 1, si è creato un buco nella rappresentanza, quindi diciamo che non sono state fatte le cose bene. Certo, noi come Fratelli d'Italia non potevamo metterci di traverso rispetto al tentativo comunque di contenere il numero dei parlamentari, anche per dare un segnale di disponibilità e, se possibile, di riscatto della politica verso i cittadini, però non è stata sicuramente la soluzione migliore. Ora, una parte del Parlamento sta cercando di promuovere il referendum per abrogare questa legge. Ora ci sono dei ripensamenti, perché la tattica prevale sulla strategia, perché dei contenuti non frega niente a nessuno, per cui chi aveva sottoscritto l'ipotesi referendaria si sta tirando indietro, perché ha paura che ci possa essere una chiusura anticipata della legislatura e quindi l'indizione di elezioni anticipate. Ovviamente questo ripensamento dall'altra parte della barricata crea un effetto simmetrico contrapposto, cioè quelli che magari sarebbero anche stati favorevoli, perché l'hanno votata alla legge sul taglio del numero dei parlamentari, e quindi contrari ontologicamente al referendum, dicono: beh, se questa può essere la chiave, se può essere il grimaldello per
per far cessare anticipatamente la legislatura, noi a questo punto diventiamo sostenitori del referendum, quindi è una cosa patetica, cioè, io non ho parole per commentarla, è una cosa vergognosa, quindi diciamo che dal punto di vista del merito, come già ho detto poco fa, le cose non vanno bene, quindi ci sono tutte le ragioni per vedere un'interruzione anticipata di legislatura, anche perché questo è un governo di minoranza, cioè nella nazione è un governo di minoranza, non lo vuole nessuno un governo così, nessuno vuole che il PD governi, nessuno vuole che il Movimento 5 Stelle governi, ma a dispetto della democrazia reale ci si aggrappa alla democrazia parlamentare per dire comunque questi sono i numeri, noi abbiamo fatto l'inciucio, i giochi sono questi e quindi vi tenete questo governo. In realtà la soluzione a questa pantomima, quindi sia la soluzione possibile alla crisi economica, sia la soluzione possibile, difficile e lontana, grazie a chi ha governato fino ad oggi, della crisi internazionale, sia la soluzione morale, diciamo così, cioè la riconquista di una credibilità da parte delle istituzioni e quindi anche del Parlamento italiano, passano solo per le elezioni politiche anticipate. Quindi se ci fosse un briciolo di coscienza, Conte, dopo aver collezionato una serie infinita di magre figure, l'ultima è stata veramente clamorosa perché praticamente abbiamo regalato il nostro alleato storico in Libia, El Sarraj, ai nostri avversari, perché abbiamo dovuto fare i furbi senza neanche essere capaci e scaltri come tipicamente gli italiani sono stati per carattere per secoli, invece abbiamo fatto proprio la figura dei polli, cioè l'ha fatta Conte, ma purtroppo l'abbiamo fatta tutti noi. Noi abbiamo anche detto a Conte: lavoriamo insieme perché sulla politica estera si deve andare uniti perché si rappresentano gli interessi generali del popolo italiano, ma questo appello non è stato accolto o comunque non è stato accolto tempestivamente, per cui abbiamo fatto in tempo a collezionare anche quest'altra magra figura, per cui tutta la fase di attendismo e di sostegno inconfessato a El Sarraj nel derby con Haftar in Libia è stato sciupato da questo episodio, questo inciampo, chiamiamolo così, che comunque le diplomazie che contano non avrebbero mai interpretato, e purtroppo invece abbiamo visto che l'Italia è stata capace persino di questo. Quindi questa situazione, a mio giudizio, non lo dico per fare propaganda perché tanto non dobbiamo convincere nessuno, si può sanare soltanto dando a un nuovo governo una nuova legittimazione popolare. Certo. Secondo lei regge diciamo, l'atto di forza tra PD e Movimento 5 Stelle nei confronti degli alleati della loro maggioranza sulla legge elettorale? Cioè reggerà questo sistema tedesco, elettorale tedesco, con lo sbarramento del 5%? Oppure Renzi si ribellerà? Intanto per uscire fuori anche dalle alchimie, da il politichese, bisogna spiegare a chi ci ascolta che è stata proposta una legge elettorale proporzionale dove c'è sì un premio, uno sbarramento al 5%, poi vedremo a quanto si chiuderà, diciamo così, perché il 5% è un numero che sarà soggetto comunque a una mediazione e quindi a essere ridotto, ma non è questo il punto. Il punto è che la legge che è stata proposta da chi sta governando e dalla maggioranza che sostiene il Conte 2 è una legge che non prevede il diritto dei cittadini di decidere attraverso il voto da chi essere governati. Quindi significa andare esattamente come all'epoca del pentapartito, esattamente come all'epoca della Prima Repubblica, quindi tornando come nel gioco dell'oca al punto di partenza, significa votare solo un partito e dare delega in bianco a ogni partito di fare gli accordi che desidera a valle della campagna elettorale e quindi dell'elezione, del risultato finale. Questo è vergognoso, sconvolgente. È una retrocessione rispetto alle conquiste che il popolo italiano si è portato a casa a colpi di referendum, perché la legge, il cosiddetto Mattarellum, fu comunque impugnato e giudicato dai cittadini italiani attraverso un referendum abrogativo, che invece ebbe esito negativo, perché gli italiani volevano in quella precisa fase storica, archiviando la cattiva politica di Tangentopoli, che ebbe, diciamo, come epifenomeno la brutta pagina di Tangentopoli, volevano dire noi abbiamo il diritto di scegliere da chi essere governati, non di dare ancora deleghe in bianco con un voto
che conta molto relativamente, ti fa sentire magari bene con te stesso, perché la domenica mattina ti presenti nel seggio elettorale con la tua bella matita, metti una bella croce, ma comunque quella croce non ti dà alcuna garanzia rispetto alla possibilità di avere un governo in linea con le tue convinzioni, con il programma che scegli. Quindi questo è agghiacciante, è sconvolgente ed ha una solo, diciamo così, atto giustificativo, che è il tentativo di far governare sempre chi perde. Perché un accordo, evidentemente di coalizione, tra il Movimento 5 Stelle e il PD, faccio due nomi tra tanti, si sarebbe potuto fare analogamente tra Lega e Movimento 5 Stelle, visto che comunque il primo governo Conte è stato sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, un accordo di coalizione non sarebbe possibile, non lo vogliono fare, non lo vogliono dichiarare perché ritengono, evidentemente gli attori appena citati, di non avere sufficiente supporto e quindi di rischiare di perdere i voti. Siccome non lo possono dichiarare a monte e non lo possono presentare ai cittadini, allora lo fanno di nascosto attraverso il proporzionale, chiedendo la delega in bianco e poi facendo in Parlamento, dopo le elezioni, esattamente magari l'opposto di quello che hanno dichiarato, come hanno dimostrato il PD e il Movimento 5 Stelle, come ha dimostrato anche la Lega con il Movimento 5 Stelle, perché hanno sempre detto in campagna elettorale mai accordi con il Movimento 5 Stelle, il PD e la Lega. Così come il Movimento 5 Stelle aveva detto noi siamo il Movimento 5 Stelle, quindi vogliamo il 51%, non facciamo accordi con nessuno. Che cosa è successo? L'esatto opposto. Chiarissimo. Io la ringrazio come sempre. Grazie al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia.